Sì, il risultato è un risultato importante, roboante, però la Feralpi è una zona forte e ci ha creato dei problemi, ha preso una traversa, la partita si poteva riaprire, una buona parata di Voltolini, noi abbiamo sprecato, questo è vero, però di là c'è tanta qualità, non è quest'oggi. Siamo qui a commentare un risultato così importante alla prima, ma io non mi galvanizzo di questo, sono molto equilibrato, so che abbiamo battuto una squadra forte che in fondo all'anno lotterà per vincere il campionato e quindi oggi noi abbiamo fatto una buona partita e abbiamo sofferto in alcuni momenti quando c'era da soffrire perché dall'altra parte c'è una squadra che ha qualità. E quando a volte sbagli i tempi delle uscite, come è successo a volte nel primo tempo, nel secondo, rischi. Non sono contento perché sul 3-0 l'abbiamo riaperta noi la partita. L'abbiamo riaperta noi concedendo un gol che poteva essere evitato e abbiamo avuto un po' di apprensione. È logico che quando c'è una squadra completamente nuova, queste defaillance, queste piccole lacune possono succedere. Io sono molto contento della vittoria Non si per vede. l'ambiente, per la mia società, per i miei calciatori, per il pubblico. Quando sono venuto qua ho trovato una piazza, non una piazza, scusate, non mi piace questa parola qui, una città che un pochino soffriva. Abbiamo lavorato forte, questo mese è stato un ripescaggio, la società ha fatto enormi sacrifici, ha allestito una buona squadra e oggi questa vittoria è per tutti loro, per la società, per la città. E ripeto, io sono convinto, mi piacerebbe rifare innamorare il pubblico di Reggio dietro a questa squadra che avrà delle difficoltà, però al momento sta facendo un buon lavoro. E io penso che mi porterò dentro il boato al primo gol. Però entrare dentro al giglio e sederti sulla panchina e vedere tutte le maglie granata mi ha fatto piacere, mi ha dato delle grandissime sensazioni, delle bellissime emozioni. E ripeto, sono contento per tutto l'ambiente, per la mia società, per i miei calciatori, per i magazzinieri, per i tifosi. Andiamo avanti, prendiamo questi 3 punti, ma noi dobbiamo guardare avanti nel viaggio che ci aspetta, è un viaggio lungo, altissimo. La Feralpi in fondo al campionato la ritroveremo nelle primissime posizioni. Noi dobbiamo lavorare e cercare di avere un'idea, quella che abbiamo visto oggi. Nell'idea ci sta è quella di esaltare le caratteristiche dei calciatori. Se i calciatori all'interno di quest'idea vengano esaltati nelle loro qualità, tu riesci a fare un buon lavoro, tu allenatore, società qualsiasi. In questo momento le cose stanno andando bene, fino ad ora, però oggi siamo al 24 agosto, ad avvenire settembre, ottobre, novembre, tempi diversi, guardiamo, non ci esaltiamo, prendiamo questi 3 punti importanti. Ma guardiamo avanti con estrema, estrema umiltà, piedi ben piantati in terra, dobbiamo lavorare perché, ripeto, questo è un campionato bellissimo, affascinante e molto difficile.